Allora, Jasmine, grazie di essere qui. Ti ho toccato, che magari prendiamo qualche telespettatore della tua splendida fiction su Rai 1. Che... Come stai? Benone. Perché hai gli occhiali in mano? Devi fermare un CID? Te lo dico dopo, non anticipare. Ah, ok. Allora, ricordiamo la storia, fiction su Rai 1, grande successo, tratto dal libro di Elsa Morante, regia di Francesca Archibugi, ambientata praticamente in casa tua, cioè nel tuo quartiere. Hai lavorato, tu vivi a Testaccio. Quindi casa e bottega. E smart working l'hai fatta questa fiction? Sì, sì, ambientata a Testaccio tra i vari quartieri e rioni di Roma. Insomma, abbiamo fatto San Lorenzo, prima puntata, seconda puntata Pietralata, e la prossima sarà appunto Testaccio. Okay. Com'è stato lavorare vicino a dove è emozionante. Insomma, in casa tua? È emozionante perché poi, c'è, insomma, Elsa Morante è un'autrice che io amo, adoro da sempre. La storia è un romanzo che, insomma, ho letto tante volte e che mi ha molto segnata. La mia figliola si chiama Elsa in omaggio a Elsa Morante. E io ho abitato tutta la vita in questa via di Testaccio, dove in effetti è ambientata la storia e quindi c'è una specie di cortocircuito magico. Perché... Quindi dormivi a casa e lavoravi vicino là, che di solito uno e si sveglia alle 4 del mattino per fare cinema, tu ti svegliavi un po' più tardi. Asia si svegliava molto prima. Perché oltre al capo e il numero civico, tu e Ida, la protagonista della storia, avete altri punti in comune. Vabbè, lei ha due figlioli, è una donna animata da una grandissima soggezione, no? Ma punti in comune, sì, qualcosa di strano, di animalesco. Archibugi mi diceva pure di questa faccia da bambina che, nonostante poi il tempo e anche le disgrazie, insomma, lei rimane un po' ferma, no? nel tempo, un po' incantata. Poi mi piace sempre dare corpo a delle donne che non avrebbero in apparenza, no, nulla di eccezionale. E poi invece col loro racconto semplice, insomma, anche col loro essere disgraziate, miserabili nel mondo sotto la guerra, poi riescono comunque a lasciare una traccia. Ma anche una grande dolcezza questa donna. Sì, un po' sì. Questa non hai fatto fatica a dargliela. Sulla dolcezza. Neanche una grande timidezza, anche questa non hai fatto fatica. Perché sia tu che Ida avete un'altra cosa in comune, non siete iscritte ai social network, che di questi tempi è anche una grande fortuna. Allora, lei è giustificata dal fatto che negli anni 40 Zuckerberg non era nato. Tu perché questa scelta saggissima per certi versi? Senti, da ragazza c'avevo uno di questi cosi, ma poi improvvisamente mi sono... Cioè MySpace, cosa avevi? Second Life, cosa Flicker. Avevi da ragazza? Ma avevo, sì, puoi dire? Sì, puoi avevo dirlo. Un Facebook che ora dorme. Ah, perché Facebook, non pubblichi... Sai, è una cosa da boomer, Facebook. È una cosa un po' da anziani, sì, ci sono state delle modifiche. Ma poi no, mi imbarazzava terribilmente pensare di dover mettere delle cose mie, di fare... No, proprio no. E perché non, la tua vita privata ci tieni molto a mantenerla tale. Ma no, tale. Ma al di là del privato, pure il pubblico, mi imbarazza raccontarmi. Cioè, finché sto dentro una fiction... Anche dentro, ma tu sei a tuo agio quando vai ospite nei programmi tanto, a parlare? Mi vedi? No, però guarda, devo dirti, siccome sono tanti anni che mancavo da, no, non voglio dirla così, però dalla televisione, per me adesso è molto divertente invece questo impatto così ampio pop. Mi piace, cioè, cosa ti sembra? Cosa è cambiato? Cosa ti sembra il nostro studio? Caldo e tutto, c'è il varietà e poi non voglio dire, però insomma ti ho vista anche, ecco, a tuo agio con il corpo, la voce, tutto. Il corpo, la voce. Ma che programma stavi guardando? Un'altra fiction, sicuramente. Era Malattie imbarazzanti quello che stavi guardando. No, in effetti, quando è un mestiere, uno sembra un po' più a suo agio di come non sia in realtà. Mm-hmm. Perché a volte, dove ti trovi a tuo agio? Io a casa, in camera. Però lunedì prossimo andrà in onda la terza e penultima puntata della serie. Sì. Ci vuoi spoilerare qualcosa? No, l'Italia nulla. Viene liberata? L'Italia viene liberata? Chi lo sa? Suspense. No, però entreranno in scena nuovi personaggi, un'attrice che amo molto, che è Asia Argento. È irriconoscibile. Irriconoscibile, un po' Piaf,
un po' molto mascherata, che interpreta Santina. È un gruppo di donne bellissimo che è la Casa Marrocco, quindi ogni capitolo della storia porta dei dolori perché è la storia, ma porta anche tanti incontri. Insomma, è stato faticoso girare, ci sono delle scene anche molto dure, molto intense, cioè tornavi a casa un po' provata dalle scene? Un po' provata, non così come mi vedi ora, bella, tornita, ero un po' provata. Ti senti bella e tornita? Sì. E come si fa a sentirsi bella e tornita? Un pomellame, qualcosa di, vedi, sempre un po' rubato. In effetti là c'è sempre una faccia che sembra che ti abbiano sempre rubato in casa, però in effetti c'è cioè il personaggio. Beh, che diciamo vive che un dolore costante. Passa un po' sopra questa povera donna. Sì, è una vita poco gentile. Però c'è anche una grande forma di vitalità, come sempre poi nelle tragedie, nelle disgrazie. Sì, c'è anche una grande umanità, un grande calore anche degli altri personaggi, Valerio Mastandrea, stupendo, come suo vezzo essere. Comunque noi siamo qua stasera, visto anche che ti stai riaffacciando al mondo televisivo dell'intrattenimento, delle varietà, stiamo celebrando il Rai Pride, di cui tu fai parte chiaramente a pieno titolo nella sezione serie e sceneggiati di un certo spessore culturale. Hai viaggiato nel tempo grazie al tuo lavoro, quindi dopo gli anni 40, 60, 70, 80, 90, in quale periodo ti piacerebbe essere trasportata in una fiction prossima? Il peplum, perché io... Il peplum. Io ambivo ad essere un'antichista da ragazza. Sì, perché hai studiato archeologia. Mi piace questo gesto che hai usato. Questo gesto che... Esatto. E quindi sì, un bel peplum mi piacerebbe. Quello non l'hai ancora fatto, però non si fanno più. Non si fanno più. Cioè, secondo me si fanno, ma in certe categorie, di certi siti. Però, quindi lo escludiamo dal nostro... Ma con chi lo faresti, chi vorresti che portasse la corazza? Al mio fianco? Cioè un gladiatore, Valerio Mastandrea se la chiama proprio. Però io ho un problema con Valerio, perché ogni volta che siamo in scena insieme... devo proprio guardare da un'altra parte. Adesso non voglio togliergli nulla, proprio per questa sua... Comicità istintiva. Insomma, anche questo modo di prendere per fortuna le cose non sempre sul serio. Però. Quindi Valerio Mastandrea, gladiatore, e tu col peplum. Che bella immagine. Spero che ci stiano ascoltando le dirigenze della RAI. Anche perché su Wikipedia la voce attrice brava, bella e inspiegabilmente non se la tira neanche un po', ci sei tu. Quindi non mi risponderai alla domanda se guardi la TV, come molte tue colleghe fanno, io la TV non la guardo. Le mie colleghe. Alcune attrici bene, allora, di cinema. No, la guardo. Io neanche ce l'ho la TV, le intellettuali dicono così. La guardo, certamente guardo una serie di cose. Cioè, ho una direzione bella, precisa, su quello che mi piace, diciamo. Quello che tu chiameresti, no? Il tuo guilty pleasure. Quali sono i tuoi guilty pleasure televisivi? Vabbè, io appassionata proprio di Chi l'ha visto, Un giorno in pretura... Tutti i prodotti di questa rete meravigliosa, quindi siamo molto felici. Però diciamo che il crime, sì, insomma, l'indagine... Poi i programmi dedicati a cosa, perché io non sono d'accordo sul crime a tutte le ore del pomeriggio, però il crime e nei programmi che si occupano solo di quello trovano il mio interesse. Rai 3 serale, quello è proprio la sua. Anche Franca Leusini, Storie maledette, grande. Insomma, indimenticabile. Hai ricevuto proposte strane dalla TV anche... Guarda, non ancora, però conto stasera, dopo questa tornata, di rilanciarmi. Non so. Ma ti piacerebbe fare qualcosa in TV? Ma sai, a saperlo fare, sì. Vabbè, anch'io, c'è gente oltre che lo scopre mentre lo fa. Oltre lo sceneggiato... Allora dai, proviamo, guarda, visto che ti piacciono questi programmi, e visto che ancora non ho ricevuto questa proposta, però tu là sei spettatrice, vediamo come te la cavi dall'altra parte, in qualche modo. 3 minuti in pretura. Buonasera. Dunque, l'imputata di oggi è Cucciari Maria Giuseppina? Dunque, lei giura di dire tutta la verità? Abbastanza, sì, giuro. No, dicalo, giuro. Giuro. Allora, riassumiamo i capi di imputazione a suo carico. Effrazione, falso, circonvenzione di pubblico televisivo. Nel dettaglio, lei è accusata di essersi introdotta furtivamente nel palinsesto di Rai 3, conferma? Aver cercato di soddisfare le sue bieche ambizioni da soubrette facendosi bella con la scusa del varietà culturale e soprattutto di aver esercitato abusivamente l'attività di ballerina con l'aggravante di aver usato per ben 2 edizioni del programma musica e coreografie di Raffaella Carrà. Era una citazione. Ma una citazione in giudizio. Lei è fortunata che il reato di blasfemia è stato abolito. Lei come si dichiara, signora Cucciari?
Non dica colpevole perché sennò il programma finisce. Non colpevole. Cucciari, lei lo sa che ci sono dei testimoni oculari che la accusano? Tanta gente l'ha vista sui teleschermi, oddio, tanta, qualcuno, un po'. Vabbè, ci dica signora Cucciari, lei dove si trova ogni giovedì dalle 21:20? Guardi, io stasera, cioè ero proprio qua, adesso giovedì prossimo non posso garantirlo, vista l'aria che tira, diciamo che, cioè me lo auguro. Ecco, le informo che la sua è una confessione in piena regola, signora Cucciari, stia molto attenta a quello che dice. Obiezione. Troppo tardi, signora Cucciari. In base agli articoli 26, 118 e 92 barrato del Codice Penale, io la condanno ad una pena esemplare. L'ascolto forzato di Giuseppe Antonelli che spiega l'etimologia di tutto il dizionario. La seduta è tolta, sigla. So che oltre alle trasmissioni appunto di crime che parlano di delitti, tu hai la passione specifica per un programma di interviste in cui peraltro sei anche andata ospite più volte. Un programma di interviste, in effetti, sì. Un pomeridiano, quando nel fine settimana sei lì che sonnecchi così e c'è questa presenza. Anche... Che è nell'altra parrocchia. Ecco, l'altra parrocchia. Nell'altra parrocchia. Quindi mi chiedo, ti piacerebbe stare dall'altra parte, quella dell'intervistatrice ficcante? Un po'. Allora, io posso fare l'intervistata e tu puoi fare quello che vuoi, quindi è il momento di Jasmissima! E siamo qui con Geppi Cucciari, vero? Attrice, conduttrice. Ma come ha cambiato regista? Comica dal talento straordinario. O almeno così c'è scritto su questo foglio. Che l'ho scritto io. E tu puoi farmi tutte le domande che credi, poi vedrò se rispondi, perché anch'io comunque sono un po' io, riservata. Lo so, sei sempre molto riservata, ma noi sappiamo che dietro quella scorza, vero, si nasconde una persona sensibile, una persona tenera e anche fragile a dispetto della tua immagine. Ecco, io questo ti vorrei chiedere. Mi stai eccitando, guarda, non so per quale ragione. Cioè, non c'è nessuna ragione, però ci mi sto credendo. Così, una domanda diretta e semplice. Com'è Geppi nel privato? Ce l'hai una sorella? No. No, ma la possiamo evocare comunque, prego. Allora, chiedi la tua sorella. Sigla! Peraltro, tu sei andata veramente appunto a Verissima, quindi... Sì. A Verissima. Verissima. A Verissima, no, possiamo dirlo. Quindi adesso ti rifaccio una domanda che ti ha fatto lei, vediamo se è cambiato qualcosa nel frattempo. Jasmine, la cosa bella di te è che nonostante il talento e la bravura e tutto, non sei una, come dire, non che, passami il termine, che si atteggia, che cerca il riflettore a tutti i costi. Hai sempre fatto il tuo lavoro da... A parte che domande di autori che non si possono leggere, comunque Silvia, fai tu, Hai sempre fatto il tuo lavoro da grande artista senza cercare quel lato frivolo che magari piace invece a tante tue colleghe, seppure bravissime. A chi si riferiva? Il pregiudizio assoluto sulla... Come mai? Quindi, come mai? Ha molti denti lei. Come mai? Io pure anche. No, lei è proprio abbuttati. Allora, Silvia è molto carina. Molto, molto bella, molto professionale, poi fa degli ascolti che io mi sogno. Ciao Silvia. come mai... Perché non ti atteggi, visto anche tutto il tuo curriculum? Atteggiona, ma più di così mi sono messa il cappello, gli occhiali, ho fatto i numeri, sono... Ecco, Silvia, non eri così comunque. Ti faccio la seconda domanda che ti ha fatto Silvia. Le tue origini popolari, perché la cosa bella è che tu vivi con tua figlia, cioè tua figlia non è in carcere, questo l'ho aggiunto io, non l'ha detto Silvia. Tua figlia vive a casa con te, lo posso dire, tu vivi dove sei cresciuta, è una cosa bellissima, appunto, non è una domanda. E tua figlia dorme dove hai dormito? Queste domande ti ha fatto? E tua figlia dorme dove hai dormito tu? Grazie Jasmine, ha detto Silvia. Grazie Jasmine, questo l'ho detto io. Grazie Jasmine, speriamo che Nanni Moretti non dica mai ve la meritate Jasmine Trinca. Noi ci vediamo lunedì e martedì su Rai 1 per le ultime due puntate imperdibili della storia. Rai Pride, Jasmine Trinca, grazie, grazie.